Ciao a tutti ragazzi, sono Vanish e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo della Squad Showdown. State vedendo un po' quella che era la mia formazione che ho utilizzato nel lasso di tempo in cui avevamo una formazione da 6. E beh, è molto semplice. Ora vi andrò un attimino ad illustrare quella che è stata un po' la creazione di questa formazione e che in sostanza è la stessa dietro alla formazione di ogni squadra in questa modalità. Fondamentalmente bisogna individuare quegli eroi che praticamente devono skillare sempre o quasi nella nostra squadra prima di quell'avversaria. Mi spiego meglio. Praticamente avevamo da scegliere tra spezzacuori e pochi altri eroi che in sostanza avevano un impatto colossale rispetto alla squadra avversaria. Gli altri potrebbero essere, non so, mettiamo Trixie, e quindi la cosa migliore è cercare di far skillare sempre il nostro Trixie o la nostra spezzacuori piuttosto che le altre. Come si fa? Ovviamente si dà una rigenerazione 5, si dà un D8 e si posiziona l'eroe in questione in modo tale che sia magari un filino più avanti rispetto agli altri. Logicamente, come vedete ora, ci sono degli eroi tipo Stregone, tipo Barba, che potrebbero rallentare il vostro spezzacuori, il vostro Trixie, ma fondamentalmente questa è l'idea. Poi abbiamo sempre o quasi gli eroi tipo Artica, che sono veramente fondamentali. Ora in questa squadra di preciso l'avevo munita con una dispersione 8, che è veramente ottima in questa modalità, e di secondario una rigenerazione 5, in modo tale che riuscisse in qualche maniera a skillare subito. Il fatto che poi, come vedete ora, sia fondamentalmente un filino più lenta rispetto al spezzacuori permette alla squadra avversaria di disporsi in una traiettoria congeniale alla skillata di Artica. Quindi ragazzi, l'altro eroe infine era Grimm con dispersione, fondamentalmente perché è una gittata enorme e aveva rigenerazione anche quello, in modo tale che riuscisse a debuffare subito gli altri e a trasformarsi, cosa utilissima anche perché lui guadagna un attacco veramente altissimo quando si trasforma. Poi questa invece era la squadra che ho utilizzato con praticamente la formazione da due eroi. Avevamo un Barba completamente tankoso con pelle e dietro una spezzacuori con Dio e rigenerazione. Almeno nelle formazioni da due l'idea è sempre questa, cioè di avere un tank davanti e lo spezzacuori dietro. Poi l'ultima cosa che forse non vi ho detto riguardo alla formazione prima è che in sostanza quando avete un Trentauro magari cercate o di piazzarlo un po' dietro, magari fornendogli una rianimazione 8 e una rigenerazione 5, così almeno è autoproc, vi dà una protezione subito e poi fondamentalmente riesce a skillare per rianimare i vostri eroi. Come in realtà avete visto, una si è persa con questa formazione, però è abbastanza ridicola come cosa, perché in sostanza ho riscontrato l'identica persona contro la quale avevamo perso e invece a sto giro abbiamo vinto, cioè qualcosa di veramente ridicolo. Questo vi fa capire un po' come questa modalità possa essere random a volte e in pratica è uno dei motivi per il quale risulta essere una modalità piuttosto strana e movimentata dal punto di vista dei nomi nelle prime pagine, nelle classifiche, intendo, perché ci trovi gente random. Io vi ringrazio per la visione di questo video e direi che ci vediamo in un prossimo episodio. Magari qua sotto nei commenti lasciatemi un po' quelli che sono i feedback di questa modalità. Io l'unica critica che posso muovere è che assolutamente non trovo sensato il fatto che ci siano per forza queste fasce orarie e che soprattutto l'abbiamo fatto a mo' di stagione e che quindi prima della prossima, boh, non si sappia quando in sostanza sarà. Ciao, Neo!